Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi può sembrare un po' bizzarro ed è: per andare da lui bisogna conoscere lei. Informazione e sensibilizzazione sulla prostata e le sue patologie. Oggi abbiamo il piacere di affrontare questo argomento insieme al dottor Francesco Gaeta, che più volte è stato nostro ospite. Lui è specialista in urologia ed è andrologo certificato dalla Società Italiana di Andrologia. Oggi con lui parleremo appunto di prostata, anche se può sembrare un argomento banale, magari conosciuto come argomento da tutti gli uomini, ma a ben osservare dal titolo della puntata di oggi sembrerebbe proprio che non sia così. È vero, dottor Gaeta, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sì, in realtà il titolo è un po' provocatorio e ho preso spunto da un modo di dire lombardo e quindi trasponendo un po' quello che dice il modo di dire, da questo nasce il titolo di Del questa titolo, eh sì, infatti il titolo per andare da lui, che sarebbe appunto l'urologo andrologo, urologo, bisogna bisogna conoscere lei, conoscere lei che è la la prostata. prostata. Che si E intende? sembrerebbe conosciuta, ma in realtà in tutte le campagne che ho fatto, comunque le informazioni per i pazienti, poi ho scoperto che non è proprio così. E quindi cercheremo in questi pochi minuti di chiarire un po' di idee. Quindi, dottore, iniziamo chiarendo innanzitutto che cos'è la prostata. Allora, la prostata è un organo fibromuscolare, ghiandolare, di cui sono dotati solo gli uomini e ha le dimensioni più o meno di una castagna ed è composta da tre tipi di cellule: cellule ghiandolari che producono la porzione liquida dello sperma, muscolari che controllano il flusso d'urina e l'eiaculazione e fibrose con funzioni di supporto. E quindi, dottore, chiarito cosa è la prostata, quali sono le funzioni di questa ghiandola? Allora, la prostata ha fondamentalmente tre funzioni: una funzione ghiandolare, cioè secerne un liquido, la cui funzione primaria è quella di promuovere e sostenere la funzione del seme maschile, e poi le cellule epiteliali secernono una serie di enzimi, tra cui quello forse più conosciuto è il PSA, o antigene prostatico specifico, la cui funzione è quella di liquefare il coagulo seminale, favorendo così la motilità degli spermatozoi. La prostata inoltre ha una funzione importante per il processo eiaculatorio, quindi una funzione sessuale, e una funzione menzionale perché trovandosi tra la vescica e l'uretra, con l'apertura del collo vescicale dell'uretra e la contrazione del muscolo detrusore, si ha praticamente la menzione. Quindi, visto le funzioni della prostata, dottore, quali sono le patologie che possono riguardare questa ghiandola? Allora, diciamo, tre sono fondamentalmente le patologie che affliggono la prostata, possiamo dividere in tre grosse patologie: l'ipertrofia prostatica benigna, cioè un aumento di volume di alcune cellule che compongono la prostata, soprattutto nella zona di transizione, nella parte centrale attorno all'uretra prostatica, ed è una patologia di tipo benigno, cioè una crescita dei tessuti di cellule però che comprimono i tessuti circostanti senza però infiltrazione tipica delle patologie maligne. Poi abbiamo tutta una serie di situazioni classificate come chiamate prostatite, ma in realtà esiste una classificazione più ampia, quindi si dividono in acute, croniche, batteriche, abatteriche, dolore pelvico cronico, ma tutte più o meno caratterizzate da un'infiammazione della ghiandola prostatica. E finiamo poi con quella che preoccupa più i maschietti, che invece poi è il carcinoma prostatico, ossia neoplasia maligna che origina dalle cellule epiteliali della prostata. E quali sono, dottore, i sintomi che devono mettere in allarme? Allora, a livello internazionale si parla di LUTS, ossia sintomi del basso tratto urinario. Distinguiamo tra sintomi che ci indicano un disturbo del riempimento vescicale, quindi un incremento della frequenza urinaria, un'incontinenza, un'urgenza menzionale o una nitturia, cioè il fatto di svegliarsi di notte per dover urinare. Disturbi invece dello svuotamento, anche
anche questi classici del paziente che soffre di ipertrofia, cioè la difficoltà a iniziare la minzione, il flusso debole, la minzione cosiddetta in due tempi, cioè in più fasi, oppure la minzione con l'uso del torchio addominale, poi disturbi post-minzionali che vanno dallo sgocciolamento al termine della minzione alla sensazione di incompleto svuotamento vescicale. C'è da sottolineare che i sintomi sì sono indicativi e quindi possono allarmare il paziente e quindi portarlo dall'urologo. Ahimè, però, non tutte le patologie della prostata spesso possono insorgere sin dall'inizio con dei sintomi. E quindi poi ne parleremo quando parliamo di prevenzione. Beh, dottore, già lei ci ha chiarito moltissime cose, ma qual è l'iter diagnostico per valutare, soprattutto per scoprire alcune queste patologie di cui lei ci ha appena parlato? Allora, l'iter diagnostico è quello che io chiamo check-up prostata, che comprende fondamentalmente quattro cose fondamentali, cioè l'analisi del PSA, quello che avevamo accennato, questa glicoproteina entrata nella pratica clinica nel 1986, in realtà per altre cose, cioè per controllare la progressione di pazienti che erano già stati operati per tumore alla prostata. Poi si è visto che aveva una certa sensibilità per controllare, per prevenire il tumore alla prostata, e quindi è stato usato anche per quello, ma non ha un'alta specificità, varia, è correlata a età e dimensioni della prostata, e poi diversi fattori possono modificare il valore del PSA, quindi da sola significa poco o nulla. E sottolineo questo, quindi va vista in un contesto che io chiamo check-up prostata, correlata con altre manovre che sono la visita con l'esplorazione digitorettale, che ci dà importanti informazioni sulle forme, sulla forma, dimensioni, consistenza, eventuali noduli prostatici e dolore. Sottolineando il fatto che i tumori prostatici possono essere clinicamente evidenti e quindi palpabili all'esplorazione rettale, però quando hanno un volume maggiore di 0,2 millilitri. Un altro esame importante che ci può dare qualche idea, soprattutto sulle dimensioni, sull'aspetto e caratteristiche della prostata, è l'ecografia. Ecografia sovrapubica verso ecografia transrettale. In realtà l'ecografia transrettale è attualmente, con l'avvento della risonanza, è stata abbandonata per casi specifici e basta nella maggior parte dei casi un'ecografia prostatica sovrapubica. Un altro esame importante è l'uroflussometria, che è un test che misura il valore minzionale, la velocità del flusso, il tempo richiesto per effettuare la minzione, quindi ci dà dei parametri funzionali sulla minzione. Dottor Gaeta, e se per caso dal check-up di base venisse fuori qualche dato che ci fa insospettire su una possibile malattia maligna, quali sono altri accertamenti per approfondire che si possono fare? Quello che accennavo, ossia la risonanza multiparametrica della prostata, che diciamo è diventato l'esame più sensibile attualmente, perché unisce allo studio morfologico della tradizionale risonanza altri parametri che ci permettono, attraverso una classificazione internazionale conosciuta come PIRADS, cioè Prostate Imaging Reporting and Data System, praticamente il radiologo dà all'urologo informazioni circa la possibile presenza di lesioni che PIRADS 3 possono essere sospette come lesioni tumorali, e in caso di PIRADS 4 o 5 invece sono sicuramente, hanno un'alta possibilità di tumore clinicamente significativo. Quindi, dottore, se questa risonanza multiparametrica indica una lesione classificata PIRADS 3 o superiore, che cosa si deve fare?
Il passo successivo è sicuramente la biopsia prostatica. Biopsia prostatica che un tempo prima dell'avvento della risonanza veniva fatto a sé stanti, cioè praticamente attraverso la visione ecografica, attraverso due metodiche che possono essere la biopsia transrettale o la biopsia transperineale, dipende dalle attrezzature dai singoli ospedali. Con la risonanza e con ecografi diciamo più moderni e più performanti, si può attuare una biopsia prostatica con tecnica fusion, cioè una biopsia guidata attraverso le immagini che vengono fuse sia dell'ecografia che della risonanza. E quindi si va a pungere con l'ago, quindi prendere il materiale biottico esattamente in quel punto che ci ha individuato la risonanza. Chiarissimo, dottore. Quindi, una volta effettuata la diagnosi, quali sono le opzioni terapeutiche che abbiamo a disposizione per le tre patologie di cui lei brillantemente ci ha parlato all'inizio di questa intervista? Allora, partiamo dall'ipertrofia, che è la cosa più comune. Abbiamo varie opzioni terapeutiche che agiscono fondamentalmente su tre processi, cioè sull'infiammazione, sulla muscolatura liscia o eventualmente sulla sfera ormonale. Sull'infiammazione, la prima cosa, è forse la più importante, è modificare le abitudini e gli stili di vita, quindi ridurre l'alcol e la caffeina, aumentare l'attività fisica, ridurre determinati cibi che possono infiammare o la prostata. Detto questo, poi sull'infiammazione agiscono anche tutta una serie diciamo, integratori, sostanze non nutraceutiche, che hanno una attività sui processi infiammatori che, secondo gli studi, sono uno dei fattori che contribuisce all'ipertrofia prostatica. Oltre questo, possiamo agire sulla muscolatura liscia. La prostata, ingrossando, si comprime l'uretra, quindi il paziente ha difficoltà a urinare. Con questi farmaci praticamente si rilassa la muscolatura intorno alla prostata, si allarga il collo vescicale e il paziente migliora il flusso urinario. Abbiamo farmaci, questi sono gli alfalitici, selettivi, non selettivi, quindi con una gradualità di azione e quindi po diverse possibilità terapeutiche. Ultima, possiamo agire sulla sfera ormonale con farmaci come la dutasteride o la finasteride, anche se questi agendo sulla sfera ormonale danno poi. Qui parlo da andrologo, possono dare delle alterazioni per quanto riguarda la libido o l'erezione, quindi vengono riservati, diciamo, a casi selezionati. Per la prostatite, la terapia è fondamentalmente antibiotico, antinfiammatoria, dipende poi dalle sottoclassi di prostatiti. Per il carcinoma prostatico è basilare la chirurgia, affiancata da eventuale radioterapia o terapia ormonale e chemioterapia. Per concludere, dottore, visto che lei ci ha appena parlato di integratori, ci potrebbe dare qualche consiglio per utilizzarli nel modo corretto, visto che sul mercato ce ne sono tantissimi, soprattutto online, e spesso ci sono tra la gente, tra le persone, tantissimi dubbi sia sulla provenienza che sul loro contenuto. Allora, innumerevoli studi sono stati fatti e vengono aggiornati sui nutraceutici, e quindi si sa abbastanza sui loro effetti, quello che dicevo sul processo infiammatorio, soprattutto sulla Serenoa. Il discorso è riconoscere un prodotto serio, cioè che abbia un adeguato supporto bibliografico, un'indicazione terapeutica supportata da studi clinici e soprattutto che la quantità o titolazione bioattiva, i dosaggi siano sicuri ed efficaci, in quanto non tutti gli integratori sono uguali e le sostanze dipende dal tipo, soprattutto nel caso della Serenoa, si è visto che l'estratto esamico della Serenoa ha effetti sull'infiammazione, quindi quel particolare tipo di estrazione ha una maggiore efficacia. Detto questo, l'altra cosa, ovviamente bisogna
evitare gli acquisti online di prodotti di cui non si sa la provenienza. E l'ultima cosa che volevo sottolineare è le modalità di assunzione, perché prendere, secondo la mia esperienza e quella dei pazienti che tratto, prendere l'integratore solo per un mese, l'integratore comprato così online o preso per caso, non ha nessun senso e non comporta nulla. L'integratore che non ha l'efficacia di un vero e proprio farmaco, però se preso in maniera costante e periodica nel tempo, ha una sua indicazione. Benissimo, dottore, quindi oggi abbiamo dato un'informazione completa, abbiamo cercato anche di sensibilizzare i nostri telespettatori, quindi abbiamo detto che cos'è la prostata, abbiamo detto quali sono le sue funzioni, come diagnosticarle, le patologie che possono riguardarla e i trattamenti possibili, quindi abbiamo imparato a conoscere meglio lei la prostata e abbiamo quindi imparato anche come, ecco, come ci dobbiamo rivolgere a lui, cioè all'urologo o l'andrologo. Lascio le ultime battute di questa intervista. Di questa chiacchierata a lei, dottore. Sì, quello che volevo sottolineare, che dicevo sin dall'inizio, è che non bisogna aspettare, i sintomi. Quello che dobbiamo cambiare un po' la mentalità dei maschietti, che sono un po', ritrosi, rispetto alle donne a rivolgersi all'urologo, andrologo, e invece dovrebbero farlo prima della comparsa dei sintomi, perché magari i sintomi possono in alcuni casi essere tardivi e quindi abituarsi. Un tempo si diceva dai 50 anni, in realtà forse anche prima, perché stanno comparendo, ahimè, dei tumori prostatici anche con PSA normali e in soggetti giovani. Quindi l'idea che voglio lanciare è proprio quella del discorso dai. Partiamo dai 45 anni, se uno non ha sintomi o problemi particolari, iniziare a fare quello che io ho illustrato come check-up prostatico, avere un'immagine iniziale dei dati iniziali e poi se uno non ha problemi sarà l'urologo a consigliare quando poi o con che frequenza fare i controlli negli anni successivi. Questo anche perché esistono degli studi di letteratura proprio su PSA, che determinati valori di PSA addirittura a 20 anni possono poi statisticamente, i soggetti possono essere statisticamente più con valori elevati di PSA a 20 anni o determinati valori di PSA a 20 anni possono essere più soggetti a tumori prostatici con l'avanzare dell'età. E noi, dottore, non possiamo che ringraziarla per questi preziosi consigli. Grazie, dottore, a presto. Grazie a lei e un saluto a tutti i telespettatori. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.